Buon pomeriggio da Piazza San Pietro, il saluto vi arriva da parte di Matteo Cioffi, un mercoledì caratterizzato ovviamente dall'udienza generale del Pontefice, ancora una volta all'interno della biblioteca del Palazzo Apostolico in Vaticano. Nel corso della sua catechesi, Papa Francesco ha chiesto a Santa Caterina da Siena, compatrona d'Italia e del vecchio continente, di proteggere e di aiutare il popolo e di aiutare il mondo per la fine di questa pandemia. Le attività del Papa proseguono anche per questa settimana. Proseguono soprattutto le messe la mattina a casa Santa Marta, un appuntamento fisso da ormai un mese e mezzo alle ore 7, e anche oggi il Pontefice, poco prima dell'udienza generale, ha presieduto la messa. Nella giornata di ieri invece è arrivata una nuova comunicazione da parte della Santa Sede attraverso una nota sul bollettino della sala stampa della Santa Sede. Matteo Bruni, il direttore, ha spiegato che è stato confermato un decimo caso di positività al coronavirus. La persona è stata trovata positiva nel mese di marzo, quello è stato il periodo in cui aveva mostrato i primi sintomi, successivamente si era messo in auto-isolamento lavorando da remoto e le persone che potenzialmente potevano aver avuto dei contatti con questa persona sono state controllate e tutte hanno dato un esito negativo. Per quanto riguarda invece la situazione del lockdown, c'è da attendersi nelle prossime ore un nuovo comunicato da parte della Santa Sede, un comunicato che fondamentalmente dovrebbe seguire la scia di quanto è stato annunciato domenica scorsa da parte del Premier Conte, una fase 2 che ancora non inizia e per questo motivo tutto lascia pensare che fino al 18 maggio anche le attività qui in Vaticano, la Basilica e la Piazza saranno ancora interdette al pubblico. Parlando invece dei numeri dell'ultimo bollettino della giornata di ieri, in Italia sono oltre 105.000 i casi positivi attualmente al coronavirus, mentre sono 27.000 le persone decedute finora. È tutto per adesso, grazie per la vostra cortese attenzione, vi invito a seguire ovviamente tutti gli aggiornamenti sulle nostre pagine social, Facebook, Twitter e YouTube, e vi auguro un buon proseguimento di giornata.